Ciao a tutti, vi ringrazio di questo invito. Credo che sia un'opportunità questa, intanto vi porto saluti dalla segreteria e del direttivo della FIOM CGIL di Como, e questa credo che sia un'opportunità per far conoscere a questa nuova forza che si forma in questi giorni quali sono le esigenze dei lavoratori, quali sono gli interessi dei lavoratori che oggi stanno vivendo all'interno delle fabbriche e dopo che hanno subito forti attacchi da un punto di vista dei diritti dei lavoratori. Io parto dal Novecento, non per questo vi dico però che farò una relazione lunga, però per dirvi che all'inizio del Novecento, quando i sindacati si sono formati, nelle lotte che si sono costruite all'interno delle fabbriche, quindi nelle rivendicazioni della riduzione degli orari di lavoro e della tutela della salute in quell'epoca lì, si era subito posto il sindacato al primo punto dell'ordine del giorno, si era posto subito come essere rappresentati al Parlamento e quindi individuare una forza politica che poteva trasformare quelle che erano le esigenze dei lavoratori all'interno delle fabbriche, quindi del mondo del lavoro, e tradurlo poi in leggi. Questo, quindi passo dal 900 al 2000, al 2011 e al 2010, quando sono cominciate a intervenire delle leggi che sono andate a cancellare quei diritti che sono stati costruiti, quindi conquistati nel secolo scorso, e quindi all'inizio di questo nuovo secolo. Io credo che dall'inizio del 2000 è arrivato un periodo buio per i lavoratori, e culminato poi con il Jobs Act del 2015 di Renzi. A me spiace che sia andato via il segretario del PD, però il PD è stato uno dei partiti per la quale ha cancellato diritti importanti per i lavoratori. Oggi i lavoratori si trovano orfani di partiti, di un partito o di partiti che comunque rappresentano, o potevano rappresentare, quelli che erano le condizioni dei lavoratori all'interno di una istituzione, all'interno del Parlamento stesso. E io credo che questo sia l'elemento fondamentale per un congresso come il vostro, di dibattito, perché oggi i lavoratori nelle fabbriche stanno subendo delle condizioni di lavoro molto pesanti, dove il ricatto, lo sfruttamento, la riduzione del salario e l'attacco alla salute, l'attacco a tutta una serie di diritti sta diventando sempre più pesante. È chiaro che per la prima volta nella legislazione italiana dal dopoguerra ad oggi si è visto che per legge si sono cancellati i diritti. Io credo che non può essere la CGIL che si sostituisca ai partiti, cosa che ha fatto in questi ultimi anni, anche perché noi abbiamo altre cose da fare all'interno delle aziende, delle fabbriche, quindi nel rappresentare i lavoratori all'interno del mondo del lavoro. Quindi spetta ai partiti rappresentare i lavoratori nelle istituzioni, quindi non vorremmo sostituirci ai partiti. Quindi l'augurio che faccio e l'invito che faccio a questo nuovo partito che si costituisce di dare un occhio maggiore al mondo del lavoro ed essere rappresentati, perché è lì che si sta soffrendo ed è lì che bisogna rappresentare le fasce più deboli. Auguri a tutti.